La parabola del Signore che troviamo nei sinottici, particolarmente in Matteo capitolo 13, in Marco capitolo 4, in Luca capitolo 8. Gesù parla in parabole. Gli apostoli domandano: ma perché, Signore, tu parli in parabole? Il Signore fa due categorie di persone, agli intimi svela i misteri del regno, per i lontani c'è il velo della parabola. Il velo serve a proteggere la parola di Dio, ma anche a stimolare l'attenzione alla parola di Dio che si cela sotto il velo. Ha queste due motivazioni. Gesù parla in parabole. È difficile entrare nel senso della parabola. Però quando c'è la chiave, allora è facile entrare nel senso della parabola. Qui nella parabola del seminatore la chiave la dà lui stesso, il Signore. Anzi, lui stesso apre e dà il senso autentico della parabola e le dà ai discepoli, i quali si avvicinano al Maestro, anch'essi comprendono poco il senso della parabola e domandano al Signore: che cosa volevi dire? E Gesù spiega la parabola punto per punto. Qual è la parabola? La conoscete tutti. Nella versione dei sinottici, che varia di poco, la spiegazione invece è più lunga in Matteo. Cominciamo con quanto dice qui il primo dei sinottici, Matteo. Il seminatore esce a seminare. Voi sapete come si semina? A quei tempi si seminava a spaglio, cioè non è di tutti saper seminare, ci vuole un'arte. Al mio paese si fa così, come si faceva anche presso gli antichi ebrei, o egiziano, mesopotamici, è un modo antico, antichissimo, di spargere la semente che dura ancora nelle nostre madonie, ma adesso la scienza moderna ha inventato altri metodi, il metodo a solco oppure con la seminatrice che semina più razionalmente, però era più poetico il modo di seminare degli antichi. Il seminatore esce a seminare, ha davanti a sé il sacco di un mondello, due mondelli, cioè mezzo tumulo di seme, e prende, fa un passo, prende un pugno e lo sparge così. E così cammina, cammina, un passo e un pugno, un passo e un pugno, in modo che la semente cada così, con un certo ordine, poi ritorna dall'altra parte e di nuovo dà la semente così, in modo che quasi tutta la superficie possa essere omogeneamente
seminata. Però avviene che nello spargere la semente non tutta cada sul terreno buono, c'è una parte che cade nel terreno non adatto. E allora Gesù fa questo paragone: il seminatore esce a seminare, parte della semente va a vuoto, perché una parte cade nel terreno battuto, nella strada, nelle campagne, che è terreno battuto e non può germogliare perché è terreno battuto, non trova l'humus necessario, e allora vengono gli uccelli del cielo che amano tanto il becchime e lo prendono prima ancora che il chicco pensi ad accestire. Viene beccato dal corvo, viene beccato dal passerotto, dal fringuello, l'uccello del cielo. E allora il seminatore uscì a seminare e parte cadde sulla strada, sul terreno battuto. Vennero gli uccelli del cielo e lo beccarono. Parte invece cadde proprio ai limiti, nel terreno sassoso, dove c'erano i sassi, e negli anfratti dei sassi c'è dell'humus, c'è il terriccio, e allora attecchì, però non poté mettere una radice profonda, perché c'era poco humus, poco terra, e quando viene il sole, quella pianticella appena spuntata viene a disseccarsi perché viene bruciata dai raggi del sole. Non trova sufficiente terreno per attecchire, il rumore del terreno viene meno, per cui inaridisce. Parte invece cadde tra le spine, dove ci sono spine, erbe selvatiche. Noi sappiamo che le erbe selvatiche, le spine, sono erbe appunto selvatiche, che sono molto più resistenti alle intemperie e a tutte le dacità della natura, sono più resistenti. Per cui se si mette un seme, così diciamo, addomesticato con un seme selvatico, quello selvatico ha più forza, l'erba cresce, è meno attaccata degli insetti, per cui dove c'è l'erba difficilmente può crescere il frumento e il grano. Sì, possono crescere insieme, però arrivato a un certo punto le erbe cattive sono più forti e soffocano il grano, il frumento, per cui non arriva a mettere spiga, o si accenda qualche spiga, questa spiga non arriva a granire. E il seminatore semina, però la maggior parte del seme cadde su un terreno buono, un terreno vangato, profondità. Quanto più vangato è il terreno, ossia con l'aratro che scende in profondità, che mette a nudo la zolla, tanto insomma, più accogliente il terreno, per cui la semente cade in un terreno soffice, in un terreno dove c'è molto humus, dove ci sono sali minerali, dove c'è del grasso, per cui è un terreno adatto a ricevere e a fare germogliare il grano. I terreni variano,
secondo la natura stessa del terreno. Da noi ci sono i terreni neri, che sono molto più così terraforte, terreni neri dove il grano insomma viene più, insomma, viene accolto meglio e produce di più. Ci sono terreni un po' rossicci dove c'è un po' di ferro, e poi ci sono i terreni bianchi, bianchicci. Sono tutti terreni buoni, però secondo la qualità del terreno, qui dice la parabola, il terreno buono dove diede il 30, dove diede il 60, dove diede il 100 per uno. Tutte queste annotazioni sono da spiegare, perché difficilmente un terreno dà il 30 per 1, tanto più difficilmente dai 60, dai 100. Debbono essere dei terreni eccellentissimi, oppure il grano deve essere così potente, una qualità scelta, un saraceno che è un buono, un buon grano, oppure un egiziano che è un buon grano. Ora sono selezionati, però non danno questo risultato. Comunque, questo dire che il 30, il 60, il 100 per uno ha bisogno di una spiegazione. Dalle nostre parti, anche dalla Palestina, la Palestina, in cui i terreni sono simili ai nostri, quando il frumento va a 16, a 20, ossia a salma, o salma e mezzo, già è un terreno molto buono. Difficilmente dalle nostre parti, quando c'è un terreno nero, si va a 30, 32, cioè a due salme. Qui invece il terreno migliore arriva a 100 per uno, terreno così di mezzo a 60 per uno. Perché questa feracità è dovuta al grano, nel senso della parabola. Vuol dire che questo grano seminato, cadendo su un terreno preparato, è così forte, così ferace, che si sviluppa e dà molto, molto, dà molto. E soprattutto come la parabola della donna che prende 3 staia di farina e poi prende un crescente, cioè cos'è il crescente? È il lievito, un pugno di lievito, come si fa nelle famiglie, proprio un pugno. Però questo pugno di lievito, messi in 3 stai di farina, uno stai di farina è 120 kg, fece una fornata enorme di 360 kg. Quanti pane vengono? Con un pugno di lievito, non si mette un pugno di lievito, se ne mette di più. Però questo lievito è così forte che impastato bene fa fermentare tutta la massa. Quanto più viene lavorato, quella donna del Vangelo cominciò a lavorare, e tutta la massa diventò fermentata. Dunque nel seme, nel lievito, il segreto della feracità. Il frumento ad aprile, quando ogni goccia è un barile, secondo il nostro gergo, se il frumento è buono, alla prima spiga ne succedono altre spighe. In Egitto si arriva fino a 7 spighe, per cui in alcuni terreni della valle del Nilo
si arriva anche al 200 per uno, casi rarissimi, 200 per uno. E allora questo frumento seminato non produce soltanto una spiga, ma produce diverse spighe per arrivare al 60 e al 100, perché in una spiga ci possono essere 20, 30, 40 chicchi massimo. E allora per avere 100 chicchi per uno, necessariamente debbono esserci anche altre spighe laterali che sono più piccole, ma che danno così, con la spiga centrale, un buon raccolto. Allora andiamo adesso fuori parabola. Comunque il seminatore uscì, seminò, cadde quello buono nel terreno buono, diede dove il 30, dove il 60, dove il 100 per uno. E poi disse: chi ha orecchie da intendere, intenda. Non capire nessuno un H. Come sempre succedeva quando parlava Gesù in parabole, non è che gli apostoli erano più intelligenti degli altri, erano più turdura degli altri. Tant'è vero che capivano una cosa per un'altra. Ricordate quando Gesù disse: ci avete il pane? Avete portato il pane? E quello non sapevano che rispondere. Oh, state attenti, non prendete del fermento degli erodiani né del fermento dei farisei. Allora dice: non dobbiamo comprare pane né dagli erodiani né dai farisei. Ma Gesù voleva intendere un'altra cosa. È così che gli apostoli non capivano spesso, e qui non capirono niente. Quando furono in disparte, perché si vergognavano a mostrare davanti a tutti, che fa: non capiamo niente noi, chi siamo? Quando andarono così in disparte, chiamarono: che cos'è? Qual è il senso della parabola? E Gesù li fa sedere e dice agli altri: io parlo in parabole, ma a voi, che siete amici miei, vi dico le cose come stanno e vi spiego chiaramente quello che volevo dire. E Gesù spiega la parabola. È interessante questa spiegazione autentica, perché raramente Gesù dava una spiegazione così minuziosa. Ecco adesso la spiegazione della parabola. Voi dunque intendete la parabola del seminatore? Il grano che cade, tutto cos'è il grano? È la parola di Dio, la semente divina, che cadendo in una persona produce la vita. Dunque il seminatore è il Padre Celeste che semina, come il vignaiolo è il Padre mio, io sono la vita. E allora il seminatore è il Padre Celeste che semina. Semina la parola che è Cristo, semente di vita. La semina e aspetta che questa vita nasca. Cosa avviene nel grano? Il grano, ossia nel seme, quando si inumidisce, non so se lo conoscete, sono un cotiledono o due cotiledoni, ossia il germoglio, 24 ore, 48 ore al massimo, si spacca il seme e si vedono così due puntine giallo-verde, sono i due cotiledoni, i germi della vita, che si sviluppano
a 5-6 giorni comincia l'erbetta. Lì si nasconde la vita, ogni seme dà la sua pianta, ogni seme dà la sua pianta, così il grano dà la spiga di grano, la senapa, l'avete vista mai la senapa? È piccolissima, piccolissima, noi ce l'ho quasi un sacchetto io, due sacchetti di senapa, ci sono milioni di granelli, sono quanto la punta di uno spillo, si vede o non si vede? Eppure, dice Gesù, sempre andando alla forza del Vangelo, quel granellino produce un alberetto tanto che gli uccelli del cielo possono andare a nidificare. Ecco la forza del seme. Ora, in ogni seme c'è la vita futura. E allora ecco la parola di Dio. La parola di Dio è la vita, la parola è la natura divina innestata in noi, la parola di Dio. Noi siamo stati generati da Dio mediante la parola che è stata seminata nei nostri cuori. Questo lo dice San Giacomo e lo dice San Giovanni. E allora, il seme è la parola di Dio, la vita divina seminata in noi attraverso la parola. Quelli che ricevono la parola in un cuore non adatto, in un cuore aperto, sono quelli che ricevono la parola con gioia. Però appena hanno ricevuto la parola, dimenticano la parola data. Oh, com'è bella la parola! La dimenticano perché viene il diavolo. Ecco qua. Gli uccelli sono il diavolo, il corvo del torrente. Quale? Sta attento, becca la parola, se la mangia, gli avvelena però, se la mangia, comunque, però ci toglie la parola, e la parola è come se non l'avessimo ascoltata, perché è stata beccata, prima di germogliare, è stata beccata dall'uccellaccio del cielo. Così dice Gesù, uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno, e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Dunque la parola di Dio non viene compresa. Attendete al senso di comprendere. Che significa comprendere? Comprendere. Ossia la pubblica strada, il terreno abbattuto non può prendere, comprendere, succhiare, recepire la parola, perché è terreno battuto e prima che ci pensi a recepirla, a inumidirsi, viene un uccello e se la becca. Dunque è incapace di comprendere. Il seminatore viene a seminare, il predicatore della parola, l'evangelizzatore, semina la parola, però tante persone non comprendono un H. Come? Se non deve essere sentito cose comprensibili, ossia quella parola non penetra, non capiscono il senso della parola. Sì, dice, ho sentito, sì, però prima che questa parola sia compresa, presa, prima che scende dentro
colui che ascolta, il diavolo se la becca, perché dove viene seminata la parola, ivi c'è sempre il maligno vicino. Perché il maligno vuole la nostra rovina e sta attento. Noi siamo distratti, ma sapete, gli uccelli stanno molto attenti. Avete visto gli uccelli quando si faceva la semina? È un fatto bello curioso. Quando c'è la semina, gli uccelli vengono sugli alberi, si mettono così in attesa. Appena il seminatore se ne va, se ne va per un momento prima di coprire la terra attraverso la sarchiatura, gli uccelli piombano tutti, perché sono in attesa, guardano da lontano. Appena se ne va, il seminatore piombano per beccare quelli che possono. Poi c'è il seminatore che sta attento e mette gli spauracchi per impedire così lo spauracchio. Sapete gli spauracchi? Spaventapasseri che si mettono, appunto perché i passerotti, vedendo quell'uomo, ossia una canna con un cappotto, dice: qua è un uomo, perciò non mi accosto. Però quando ci fanno poi l'occhio, non hanno paura degli spaventapasseri. E allora, per non dilungarci, ecco la prima categoria. Una seconda categoria, è interessante la seconda categoria. Quello che è stato seminato nel terreno sassoso, seconda categoria, è l'uomo che ascolta la parola e subito l'accoglie con gioia, per cui la comprende, l'accoglie con gioia. Oh, che bella predica! Oh, che belle parole! Che bella riunione! Quante cose belle abbiamo ascoltato! E se ne va gongolante di gioia perché ha sentito la buona parola. Però che succede? Arrivato a casa, questo non ha la radice in sé ed è incostante. Sicché appena giunge una tribolazione o persecuzione a causa della parola, egli ne resta scandalizzato. Va a casa. Se un uomo, la moglie dice: che succede? Sa, il parrino disse questo. Lascialo sbagliare. E allora subito si mette. Oppure va in ufficio, va nel circolo degli studenti, oppure l'altro circolo, ho sentito questo e questo, crede ai preti, crede a questo, si scandalizza, oppure viene tenuto d'occhio. E allora, a causa della persecuzione o della tribolazione, perché mettere in pratica la parola comporta un po' di tribolazione, e allora la parola non ha il tempo di accestire, germogliare e portare frutto. Vedete queste due cose? Incostanza, è uno che vuole e non vuole, vuole e non vuole. Incostanza, tribolazione e persecuzione. Sono i tre grandi mali, i tre grandi ostacoli dell'uomo di seconda categoria, che possiamo ritrovare anche in mezzo a noi, perché in mezzo a noi ci sono tutte e sei le categorie. Andiamo alla terza categoria. Quello seminato tra le spine
e colui che ascolta la parola. La parola cresce, ma la preoccupazione del mondo e l'inganno della ricchezza soffocano la parola di Dio ed essa non dà frutto. Qui ci sono due ostacoli. Cioè la preoccupazione del mondo diventa nel mondo, bisogna rompere col mondo e allora si viene un compromesso. Il compromesso col mondo non è adatto per il regno di Dio. Coloro che vogliono soddisfare il mondo e soddisfare Dio non possono ugualmente soddisfarlo. La preoccupazione degli affari, preoccupazione delle case, e poi l'amore alla ricchezza, l'amore al guadagno. La ricchezza per Gesù è il grande nemico dell'uomo, perché il denaro è il Dio Mammona, dice la scrittura, omnia pecunie obbedient, cioè tutto nel mondo obbedisce al denaro. Se avete un poco pratica col mondo, anche con la civiltà moderna, tutto è regolato dal denaro. Il denaro che apre tutte le porte, tranne una, quella del cielo. Tutte le porte sono aperte con il denaro. Anche la guerra, diceva Napoleon, l'argent fait la guerre, cioè l'argento è il denaro che fa la guerra. Per cui la ricchezza è il grande nemico. Per questo Gesù ce l'ha con la ricchezza, ce l'ha col denaro. Il Dio Mammona è il Dio di questo mondo, viene chiamato il Dio di questo mondo. Ci sono gli altri vizi, ma non sono Dio. Il Dio è il capo di tutti, i vizi è Mammona. Ecco perché detto nelle scritture questa frase, nil avaro scelestius, cioè niente è più scellerato dell'avaro, ossia l'avarizia che la pessima di tutte le cose cattive, lo dice la scrittura, l'avarizia, cioè la schiavitù della materia. Quanto più uno possiede, tanto più è posseduto, non se ne accorge. Se tu hai un miliardo, voi dite, beato chi ce l'ha. Gesù dice, disgraziato chi ce l'ha. Ecco la mentalità che noi abbiamo. Abbiamo ancora una mentalità mondana. Se tu hai un miliardo, sei legato per un miliardo. Ma se hai 100 miliardi, sei legato con 100 funi. Sei schiavo, schiavo. Ricordo quello, beh, andiamo troppo per le lunghe, l'emiro di del Kuwait, questo era potentissimo, era il nonno. Diciamo del compleanno, si faceva pesare, si metteva in una bilancia e tutti i grandi del suo regno dovevano mettere sull'altra bilancia oro e pietre preziose, per cui quando poi era al giusto bilico allora si fermavano.
per cui passavano e sborsavano, e lo pagavano a peso d'oro o a peso di rubini, a peso di diamante, ecco qua, per cui ammassava grandi ricchezze. Ora, questo Aga Khan aveva 70 anni, ai miei tempi, adesso è morto, e passeggiava nel giardino pensile, passeggiava ed era profondamente infelice. E allora, no, e si avvicinò il suo maggiordomo e dice: ma maestà, perché sei così infelice? Perché non ti manca niente. E 70 mogli ce l'hai. Il denaro non si conta. Sei riverito da tutti. Sono profondamente infelice. Possiedo tutto questo. Non mi manca nulla. Eppure, lo vuoi sapere, sono infelice. E invidio quelle che non hanno nulla. Perché? Perché le ricchezze a tutti i livelli stringono, legano, è schiavo. Volete che cessi il sorriso sulla bocca di uno? Dategli denaro sul momento così, ma poi cessi il sorriso. Come fece San Nicola d'Amira. San Nicola d'Amira volle fare questa scommessa, faccia la scommessa, faccia vedere se il denaro rende felice. E allora cosa fece? C'era un scarparo, cioè un calzolaio, che sempre cantava, e cantava, ogni giorno cantava. E allora, un bel giorno, il santo si procurò un gruzzolo di denaro e glielo buttò dalla finestra. Questo, quando rientrò, mi dico: ah, questo denaro, e come mai, ah. Poi l'indomani un altro gruzzolo, Fatto sta che costui cominciò a non cantare più. Perché il pensiero cosa doveva fare? E allora passavano quelli, gli amici passavano, e dice: Don Dositeo, come non canta più? E niente, c'ho pensiero. Ma che adesso c'è qualche disgrazia, qualcosa? No, lasciatemi i miei pensieri. Comunque non cantò più. E allora San Nicola disse: avete visto? Avete visto? Volete fare cessare il sorriso dalla bocca di uno? Mettetegli pensieri, date denaro e vedete se canta più. L'Aga Khan non cantava, non c'erano suonatori e suonatrici che potessero farlo cantare. Perché? Era molto ricco, possedeva molto, e per questo era infelice. Guardate San Francesco, il giullare di Dio, non aveva niente ed era beato. Chi non ha niente è felice, ma questa dottrina non la capisce nessuno. Invece si dice cumania, umpenia, se vuol dire da noi. Bene, questa è la dottrina comune, però in realtà, se si guarda secondo lo sguardo di Dio, secondo la visione di Dio, le cose sono a rovescio. Per questo Gesù volle essere povero, volle sua madre povera, volle gli apostoli poveri, e disse: beati i poveri di spirito, perché di questi è il regno dei cieli. Comunque, chiudiamo la digressione.
E allora, l'amore delle ricchezze, chi è dedito al guadagno, un cammina mai. Nel nostro rinnovamento, il denaro è il tarlo. Quando ci mettiamo col denaro, peneo. Ecco perché bisogna essere molto oculati. Il denaro serve, usiamoci il denaro, ma non diventiamo schiavi del denaro. È un mezzo, non è un fine. E non attaccarci al mezzo, piuttosto invece, siccome un luccichio giallo ci fa impressione, e allora siamo così abbagliati dal luccichio dell'oro, dal denaro, anche quando è cartaceo, quando uno vede una carta di 100.000 lire, oppure vede 100 dollari, ossia fa venire a vista i ciechi e la toglia chi ce l'ha. Questo succede. Chiudiamo. E allora, ecco che cosa succede per coloro i quali ricevono la parola, però il terreno non è adatto, un terreno incolto. Poi cosa dice Gesù? Quello seminato nella terra buona è colui che ascolta la parola e la comprende. L'ascolto e comprendere sono due cose diverse, perché si può ascoltare e non assorbire. E allora, ascolta e comprende, e questo dà frutto e produce secondo il terreno che ha e possiede, il talento che ha, dove il 30, dove il 60, dove il 100 per uno, come vi ho spiegato. Così è quando noi ci mettiamo all'opera nel regno del Signore. E la prima importanza noi dobbiamo darla alla parola, perché è sulla parola di Dio che si fonda la nostra santissima fede. Nel nostro gruppo, nel rinnovamento, si fa molto insegnamento sulla parola. La parola di Dio che è la vita, noi assorbiamo la parola quando sentiamo la catechesi, assorbiamo la parola quando siamo in riunione di preghiera, perché la nostra preghiera è biblica, assorbiamo la parola quando leggiamo la Bibbia, per cui abbiamo molta frequenza con la parola di Dio. Però non basta la frequenza della parola di Dio, quanto essere ben disposti ad accogliere la parola di Dio, a leggerla, a meditarla, oppure ad ascoltarla, a farne tesoro della parola di Dio. Per cui non ci mancherà la parola del Signore nel seminario e in seguito nei nostri gruppi. C'è moltissima parola di Dio, molta buona semina. Si tratta di accogliere bene la parola e non essere pubblica strada, non essere persone sassose, cioè con poco humus, non essere persone spinose, ma essere terreno buono, vangato, in modo che la parola di Dio possa essere ricevuta, possa gestire, possa così allungarsi nello stelo, mettere spiga, granire e diventare frumento e poi essere triturata e diventare pane. Nel seminario noi seminiamo la parola di Dio, per questo si chiama seminario.
perché viene seminato il germe della vita divina. Cercate col prossimo giovedì di venire tutti con buona intenzione di ricevere la parola di Dio. E sarebbe una buona cosa essere tutti premuniti di taccuino. Anticamente si diceva carta e calamaro. Ora i calamari non ci esistono più, e la cosa è più facilitata, per cui ora non c'è bisogno dei quaderni, possiamo avere le agende, per esempio. Ci siamo aggiornati, eh? Io per esempio ho questa agenda, piccola, ecco qua, un'agenda di questa, o anche una più grossetta, dove potete annotare quelle che ascoltate. Non state soltanto al libro, ognuno avrà il suo libro, quel libro rosso mi pare, però oltre questo, quello che voi ascoltate, vi impressiona, un buon pensiero che il Signore vi suggerisce, un'illuminazione che avete sul momento, annotatela, perché questa vi servirà. Potete anche non trovarle nel libro, è il buon Dio che vi dà un'illuminazione. Vuole fissare un'idea in modo che ogni giorno poi, tornando a casa, possiate rileggere quello che avete ascoltato e farne tesoro. E allora la prossima volta venite possibilmente con questo, o quello più piccolo, quello più grande, poco importa, con la parola di Dio. Due sono i libri che dovete portare: la parola di Dio, questo, il libro dei canti e il taccuino con la penna per scrivere quello che il Signore vi detta o qualche parola che ascoltate. Abituatevi a fare così. Una volta si faceva così, ma ora guardate, sono pochi quelli che portano la Bibbia perché è pesante. Pochi quelli che portano il taccuino, c'è la memoria, e finisce che senza libro, senza taccuino, senza niente, tanta parola di Dio che cade sulla pubblica strada. Amen, alleluia. Le spine. Circoncidetevi per il Signore, circoncidete il vostro cuore, o uomini di Giuda e abitanti di Gerusalemme, perché la mia ira non divampi come fuoco e non bruci senza che alcuno la possa spegnere a causa delle vostre azioni perverse. Ecco, il Signore dice di dissodarci un terreno incolto e non seminate tra le spine. Circoncidetevi adesso per il Signore, circoncidete il vostro cuore. Il campo è il cuore. Per chi dobbiamo circoncidere il cuore? Per il Signore, per ricevere la parola del Signore. Dice sud panza, chissà, perché appena ce ne andiamo succede il cicaleccio. Con gli uccelli, sta cosa con gli uccelli, forse non avete dimestichezze con le campagne, ci sono uccelli per esempio tutti in un albero che cantano, appena uno si avvicina, silenzio perfetto, stanno attenti se scappare oppure sono schiva là. Se uno poi se ne va, continua di nuovo a chiacchierare. Se uno si avvicina, si danno alla voce, tutti fuori, lontano. Sono belle queste esperienze perché sono così di insegnamento. Gesù prendeva
le parabole dall'esperienza comune. La donna di casa che fa il pane, l'uomo che semina grano e zizzania perché cresce, oppure il pescatore che va a pescare e poi va alla riva e separa i pesci buoni dai pesci cattivi. Quello che succedeva nella vita. Il parlare di Gesù era semplice, adatto a tutti. Gesù non faceva discorsi alti, non l'avrebbero potuto capire, però aveva dei discorsi ben fatti quando si trattava di coloro che se l'aveva sopra la panza, e c'è di farisei, perché Gesù era verità e non poteva sopportare l'ipocrisia. E perciò quando vedeva farisei, i quali si credevano giusti al 100%, non lo poteva sopportare. E perciò tutto quello che aveva dentro lo diceva, lo spiattellava in faccia. Lui lo poteva fare e lo faceva con i cattivi, con queste, invece con le persone da bene si comportava. Con le donne era rispettosissimo, perciò state sicure. Come? Era rispettoso con le donne, con gli uomini magari era più duro, ma per le donne era molto rispettoso. Pensate alla samaritana, non gli spiantellò in faccia: ah, tu hai avuto 5 mariti. Aspettava che fosse lei a dirlo: non ho marito. Non lo prevenne, provocò, ma non prevenne. E a quell'altra, che era stato sorpreso in adulterio, non peccare più, non la rimproverò. E alla Maddalena, non la rimproverò, ossia era molto, molto buono, misericordioso. Non è come noi, Gesù. Noi ci arrabbiamo, siamo i giustizieri, esigiamo dagli altri, quando poi un peso non lo possiamo portare sulle spalle. Dagli altri esigiamo carità, qua non c'è carità, qua non c'è carità. E poi sempre prima mancate carità. Bene.